Eccoci qua, scusate. Eccoci qua, scusate l'interruzione. Allora, che cazzo c'è qua dietro? L'ho visto adesso, che cazzo c'è? C'è il mio pantalone, che cazzo c'è qua dietro? Allora, stasera, mi alzo anche le braghe perché mi sta cascando. Stasera noi dobbiamo imparare la vada a fanculo, se no qua veramente disinstallo tutto. In tutto ciò mi si stava per sfanculizzare il braccio destro e sono stata molto male e mi voleva mandare lo stesso a scuola anche se riuscivo a stare a malapena in piedi e appena gli ha raccontato che cosa ha fatto mio padre a mia madre hanno rischiato il divorzio per Dio. In tutto ciò volevo chiederti di che cosa ne pensi del traffico illegale di bambini, vecchi, donne, organi. Distorsione, rapine a mano armata e spaccio di droghe. Ti voglio un mondo di pene brutto pezzo di stronzio. Ridere a crepapelle cuore rosso. Grazie faccia di merda, anch'io. Bacino. Ne penso che siano le attività preferite di chiunque abbia il desiderio di avere un po' di passatempo sano e divertente. Voglio dire, se non riesci a sequestrare bambini per divertirti, che gusto c'è? Cioè, voglio dire, basta con questi passatempi vecchi. E che cazzo, cioè, divertiamoci un po' col sequestro di persone. Dissociati per cose? Ah, per la gag, madonna. Grazie per il cibo, Elisa. Allora. Raga, io voglio la vada kedavra, non me ne frega un cazzo. Cioè, io voglio quella magia di merda. Cioè, oramai sono qua che sto bramando di poter one-shottare le mamme della gente. Però Crucio l'abbiamo imparata, quindi a rigor di logica, tecnicamente, cioè, voglio dire, se ci ha fatto imparare Crucio, dovrebbe farci imparare anche il resto, cioè, voglio dire. Vabbè, va bene anche Imperio, l'importante è che procediamo con le magie senza perdono. Bella la mia giacca. Rebellion. Cosa mi ha fatto tornare all'inizio? Guarda tanta roba qua. Relevio. Ok, sì. Ah, Marco, ci arriveremo. Non mi dir niente che mi tengo tutto all'incognito, ma ci arriveremo sicuramente. Faccio! Wingardium Leviosa! Questa secondo me va qua. Secondo me. No, scusami, non così. Volevo dire. Faccio! Wingardium Leviosa. Questa la caghiamo qua. Secondo me così saliamo. Accio! Wingardium Leviosa. Ah, vuol dire. Ah no, ci arrivo. Allora che cazzo mi serve, scusami. Reveglio! Ma non c'è una sega da prendere. Io e la mia corsa mo' di caghetta. È un forziere, che cazzo dici? Come un forziere? Ah, è un forziere che diventa un blocco. No! No! Dio assassino, era un forziere che diventava. No! E mo' sono chiuso fuori! Vabbè. Rebellion. Beh, però sei stronzo, potresti farlo. Ora che faccio lo scherzone e casca. Sale? Questo non sale? Ah! Ok. Ok.
Money, va bene. Revelio. Va bene, money, easy, ci sta. Da qua non si sale. Però io là ci voglio andare. Sblocchiamo la magia, vediamo se mi aiuta a salire. Oh Madonna santa, che cazzo è successo? Tazzo! La colonna ostruisce il passaggio. Devo spostarla. Io però voglio andare là. Eh no, però come faccio? Non ci salgo. Come faccio? Non ci salgo. Così non è cambiato una sega. E mo? Quando è che mi fai diventare, scusami? Revelio! Bastardo! Money? Azzo! Non leviosi? Non leviosi? Wingardium Leviosa! Vamo là, vieni qua, bel cubetto. Te, sicuro, è probabile che sarai un oggetto. Però vediamo se col masso riesco a... Vediamo se col masso riesco... Portandolo a salire. Wingardium Leviosa! Chissà, vediamo, magari funziona. Non riesco neanche a salire io sul una volta masso di base. Mi sono presenta con la camicia nera e ho messo l'inno fascista e appena è entrata la prof in italiano mi sono messa a cantarla e ho fatto anche il gesto e mi hanno sospeso per 2 settimane da scuola. Chissà perché, se l'hai fatto per gag è un conto, spero fosse per scherzo, ma non fare ste minchiate, Dada, perché poi ti rovini veramente, lascia perdere. Ma sei stronzo, ma allora salivi. Ma che gag è? Boh, magari c'è il prof comunista per dargli fastidio, ma... Però non conviene, non fa ste minchiate, Dada. Meglio evitare gli estremismi, specialmente a scuola. Però io come cazzo ci salgo lì? Questa è la mia domanda focale adesso. Faccio le viose su quello piccolo e mi salga. Le viose! Scordo sempre di questa minchiata qua. Ah, cagare. Grazie, ragazzi. Ah, minchia. Per il martello della mucca. Revelio! Vabbè, tanto le vendiamo, sta roba. Quello si anima sicuro. Quindi già ci prepariamo. Dite che sulla statua Crucio funziona? Secondo me no. Crucio. Expediato, definito, compito. Expediato. Protego, expediato. Definito. Crucio. Funziona poco, signor Celestano. Expelliamoci! Immaginavo che quelle statue non fosse particolarmente efficiente un incantesimo di tortura. Revenio. Fa poco, un pochino. Guarda. Credo di dover procedere verso sinistra. Ma come? Se mi dà il tempo di pensare, Wingardium sto cazzo, magari risolviamo anche questo problema. Faccio! Che non posso prenderlo, scusami. Wingardium Leviosa! Per culo.
rivela intanto qualcosa o... Revelio! No. Allora, giriamo la porta e vediamo se riusciamo a sbloccare il Foxier. Ah, non ruota di 360, animale di merda. Vediamo un attimo. Tazzo! Gantum Leviosa! Se lo cago qua cambia qualcosa. Rimane sempre un sasso. Vuol dire che non sarà un forziere. Non sarà un forziere sto coso. Forse devo colpire il segno sulla parete più lontana. In precedenza ho riposizionato le arcate in un modo simile. Ho già fatto, è inutile che stai a dire stronzate. Ho già fatto, non importa che... Revenio! Voilà. Alle scale piace cambiare. Cos'è? Revelio! Dio, che cos'è questa roba? Qui c'è una colonia, ma nessuna sporgenza vicina a cui aggrapparmi. Ragazzi, che cos'è questo? Vai a cagare! Confirmo! Difendo! Lo giuro che per un momento pensavo fosse un bug, lo giuro, ragazzi. Expelliarmus! Confirmo! Expelliarmus! Crucio! Difendo! Ve lo giuro, ragazzi, ve lo giuro, ero convintissimo fosse un bug. Decidi a mostrare. Expelliarmus! Difendo! Confirmo! Colpire quei segni fa riposizionare le arcate. Forse c'è un modo per passare dall'altra parte di questa. No, la vera domanda è: forse io voglio quel baule che è lì dietro. Oh, piano piano, una lama rotante. Allora, di qua cosa succede se attraverso? Scompare. E basta, fammi vedere. E basta, non c'è un passaggio. Mi apre un passaggio, no? Zero. Ah, in sé. Tazzo. Va bene, facciamo la lettera. Tazzo. Wingardium Leviosa. Dici che riesco a salire lo stesso facendo il solito procedimento. Leviosa. Pensavo salisse un po' di più. Ma sei una merda, scusami. Dai, ma so che non è così, però sei stronzo. Scusa, fino a due secondi fa sei salito fino in cielo. È possibile tirare uno di questi blocchi attraverso l'arcata? Presumo di sì, però... Non ci arrivo. Oh! Ah ah! Ma ci arrivo così? Tazzo! Wingardium Leviosa! Ci arrivo, no, ci arrivo! Leviosa!
Ci arrivo? No. Non mi sembra, no. Come merda... Vabbè, aspetta. Proviamo a fare così. Così, vediamo se ci arrivo. Aio, che cazzo è? Ma... Un altro aneddoto della mia vita da studentessa ingenua. Dopo aver tirato fuori il blocco attraverso la suore, posso posizionarmi in modo da arrampicarmi sopra il suo mentre mi trovo da suore alla fermata del bus e a me è caduto il telefono e si era distrutto e ho iniziato a bestemmiare talmente tanto che è sceso Gesù Cristo e Mosconi a controllare se è tutto ok nelle suore nel mentre avranno detto una trentina di rosari di fila ridere a crepapelle. L'ho buggato, ma va? Ma non mi dire, non l'avrei mai detto, ragazzi, che io buggo i giochi. Ma non mi dite. È una cosa strana, effettivamente, che io abbia buggato un gioco. Però non ci arrivo lo stesso, aspetta, devo capire come arrivarci, mo. Aio, che cazzo! Grazie per il cibo, la tira. Ah! Aspetta. Ok, ora ci siamo. Ora ci siamo. Non avrei mai, semplicemente mai dovuto spostarlo. Non so neanche io perché cazzo l'ho spostato. Dai, ora ci arrivi però, non fare il coglione di merda, dai. Leviosa! Su, e quanto cazzo ti ci vuole, madonna mia. Voilà! Léger son feu. Réveillon. No, zio, mi stava venendo da vomitare! No, ti prego! Mi stava venendo il vomito! Mon Dieu! Guarda, ho come l'impressione che troverò solo roba di merda. Quello si attiva. Fortuna che non soffro di mal di mare, no? Attivatevi però, sennò. Leviosa, defulso! Espegliato! Dipingo! Confingo! Crucio! Espegliato! Confingo! È totalmente casuale. Ah, lo so. Revenio. Ho visto che era totalmente ad cazzo l'altra volta. Ho beccato solo cose a ca. A me sembra che da qui si vada avanti. Però qua c'è qualcosa. C'è un tesoro. No, aspetta! Ruoti, non... Tazzo! No, pronto! Wingardium Leviosa! Esatto, devi fare... No! Ecco. Oh, incredibile! Finalmente una sciarpa guardabile! Sciarpa de che? Più uno, va bene. Un po' troppo bianco per i miei gusti, però, vi dirò. Va bene. Ok, possiamo andare avanti. Relevio. Le pozzi! Ah, sono pieno di pozzi.
sai, in questa cosa ci sono delle pozioni rigeneratrici, veramente, fai. Cioè, un forziere per delle pozioni rigeneratrici. Merda, arriva il boss. Chi è mo il boss? Qua c'è il boss delle torte, qua. Un attimo che salvo, perché... L'altra volta era il cavaliere gigante. Vediamo che stavolta, dai. Expelliarmus, difendo, comprendo. Volevo pararmi per una volta, fare la tamarrata. Volevo fare la tamarrata, pararmi con lo scudo, e invece no, faccio meglio a schivare. La tua avventura termina qui. Va bene, scusate. Bella Paper, è stato bello avervi live. La live è finita, l'avventura è finita qua. Hogwarts Legacy non lo porteremo mai più. È stato un vero piacere, ragazzi. La mia avventura termina qua. La tua avventura a X Factor finisce qui. Ci auguriamo di vederle alle prossime edizioni. Che male! Comprendo! Te l'ha fatto proprio apposta che le fai fighissime, ti istigano a buttare nelle magie oscure. Expelliarmus! Comprendo! Ma non è il primo che vediamo.
Ma perché mi prende lo stesso? Scusami, non mi sento. Espelliarmi, difendo! Confringo! Crucio! Espelliarmi! È buono perché mentre faccio le magie antiche l'animazione ho l'immunità. Con aia! Espelliarmi! Difendo! Perché mi prende? Non capisco questo, perché mi prende? Espelliarmi, difendo, confermo! Non dovrebbe prendermi uguale. Schivo. Espelliarmi. E niente, mi prendo lo stesso. No. Difendo, confermo! Che sollievo. L'unica cosa che non ho capito era l'ultimo attacco Rebellion. Che mi faceva. È quella che non ho capito, perché mi colpiva lo stesso con quell'attacco. Difindo, confringo. Vitalindo. Dovevi fare protego. Ah, ok. Ora ha senso. Naturalmente noi riscuotiamo il nostro premio. Quell'attacco lo devi parare, a posto, a posto. Non pensavo ci fosse un obbligo di paraggio. Ecco, un altro flash, vediamo un po' che la storia si infittisce. Vedo l'ora di sapere tutto sui viaggi di Isidora. Entrate. Avanti, accomodatevi. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo. Questa è la mia discendente, la mia antenata. Voglio mostrarti qualcosa. Papà. Sono i miei colleghi di Hogwarts. Che c'è? Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Ah, ok. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. E questo mi serve per la sorella di Sebastian, che in cambio mi insegna la Avada Kedavra. Glielo chiedo proprio come contributo, cioè... Qui sistemiamo la sorella di Sebastiano. Isidora. Cioè, gli ho tolto il catrame dai polmoni, ma dolore emotivo anche. Ma sei pazza! Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Ma no, ma sei pazza! Il dolore emotivo è importantissimo per riuscire... Questa magia non sappiamo nulla, Isidora. Si vede solo ciò che è chiuso nel vaso e non sappiamo ancora che potere possa detenere. Penso funzioni lo stesso con la sorella. Ma le tracce di quella magia sono diverse da quelle che ho secondo già visto. Secondo me funziona lo stesso con la sorella di Sebastian. Grazie. Comunque è pericolosa questa magia, può creare forte dipendenza, è pericolosissima. Potrebbe anche, rimuovendo il dolore emotivo, si rischia che le persone non maturino mai e non imparino mai qualcosa. Molto pericolosa questa magia. Potrebbe devastare comunità intere. Molto, molto rischiosa. Però sta di fatto che comunque sia, penso lo stesso funzioni comunque con la sorella. Tanto vale almeno provare, voglio dire, povero Sebastian. Sta impazzendo. Almeno proviamola. S-
Sì, sembra un po' la magia di Rarrog, in effetti. Sei tornato. Ma va, che ti aspettavo? E in un sol pezzo. Ma sti cazzi, anche perché in più pezzi non potevo tornare, cioè voglio dire. Che piacere rivederti. Il professor Rookwood mi ha raccontato quello che è successo al castello di Rookwood. Alla luce delle tragiche circostanze in cui ci troviamo, è una fortuna per noi avere una persona così capace ad aiutarci in questa faccenda. Grazie, professore. Seguirò il suo consiglio e terrò al sicuro questo secondo manufatto. Bene. Sei pronto a proseguire? Hai voglia. Cosa? Esatto, questo sono curioso anch'io, però. Cos'era quel filamento luminoso che Isidora ha estratto dal torace del padre? Era dolore. Ti sarà tutto più chiaro man mano che completerai le prove. Non preoccuparti. Va bene. Beh, io sono gestisco la magia antica vedendola potrei. In tal caso, passiamo alle presentazioni. Cioè? Permettimi di presentarti un ex preside di Hogwarts. Neve Fitzgerald. Kennedy. Signorina Nim. Piacere di conoscerti. Devo dire che non mi ha sorpreso più di tanto sapere che uno studente aveva completato diverse prove. Da sempre ritengo gli studenti di Hogwarts in grado di fare qualsiasi cosa. Grazie, professoressa. Sono felice di fare la sua conoscenza. Sono sicura che riuscirai a completare perfettamente anche la mia. Prima, però, devo, come dire, preparare la sede della tua prossima prova. Ci fidiamo del suo giudizio, professoressa Fitzgerald. Lei sa meglio di chiunque altro come gestire l'inconveniente di... C'era Leon Crodino. Un preside vanaglorioso ed esasperante. In effetti sì. Verifico subito che sia tutto in ordine. Ok. Certamente. La professoressa Fitzgerald ha bisogno di tempo per sgomberare la strada. Tu continua a esercitarti con la magia. Se nel frattempo scopri altro sulle attività di Ranrock e di Victor Rookwood, faccelo sapere. Molto bene, professore. Lo so, devo continuare a esercitarmi con la magia. Impari in fretta. Me l'ha detto Si Steve. Spera anche che Lodgok si farà sentire presto con te. Così apprenderemo com'è andata con l'elmo. Ah, è vero, tra l'altro. Ottimo lavoro oggi, come sempre. Ci sentiamo presto. A lei e famiglia, professore. È inverno, ok. Siamo intorno a Natale. Prima era Halloween, ci sta. Sta, bello. L'Hogwarts natalizio me lo voglio godere un attimo, Non dico stare qua un mese, però almeno girare un attimo Hogwarts natalizio. Siamo a metà anno praticamente. Sì, voglio vedere i pupazzi di neve. Saranno animati sicuramente. Oh! Ah no, queste sono quelle già fatte, immagino. Sì, quelle sono quelle, già fatte. Ma vediamo che missione ci danno. Aspetto che arrivino i gufi, non so, voglio guardare. Dai, mandatemi i gufi. Dai, Sebastian, ti prego, non fare il merda. Ah, niente? Sono molto diludendo. Pensavo arrivassero almeno dei gufi, cioè. Missione. Chi è? Sa carissimo di trovare dei burb... Ah, vabbè. Questa, volendo, la potremmo fare. Però sono convinto che ora mi... No, adesso mi contatta qualcuno. Non ho missione principale, impossibile. Ecco, Natti appunto. Mi ha detto del tuo incontro con i bracconieri. Ho trovato anch'io qualche notizia su di loro. Possiamo vederci? Arriva, adesso ti rispondo, Andre. Che abbia a che fare con te. Questo mi interessa. Beh, dimmi. Per favore, raggiungi Tic alla stanza delle necessità quando hai un momento. Mi ha detto che ti interessano gli animali e lui potrebbe insegnarti sì, ad allevare. Sì, per questo ho la passione per lei, professoressa. Mi è stato chiesto di insegnarti bombarda, sì, l'incantesimo sì. esplosivo. Una volta sì, completati sì, i compiti che ti sto dando, vieni da me dopo la lezione. Questa subito la facciamo bombarda. Sebastiano di merda! Niente.
La tunica l'ho presa prendendo tutte le chiavi alate, patatino. Ho fatto la missione delle chiavi che tirano i gettoni e la trovi nello scrigno della casa di Corvo Nero quando prendi tutti i gettoni con le chiavi, ti dai queste qui come ricompensa. Gene, grazie per la sala, patatino. Oh, ragazzi, bombarda la facciamo subito, ma immediatamente. Cioè, è una delle mie emergenze preferite, bombarda. Ottieni un Dikar con un sacco, ottieni un rospo viola gigante con un sacco. Ah, allora, un Dirikalv. Spero mi dia almeno la mappa, più o meno per capire dove merda sta. Ok. Ok. Qua. Va bene. Il gioco mi sta piacendo veramente tanto, fatto molto bene, un sacco di spazi da esplorare. Poi vi ripeto, io non me lo sto godendo al 100% per la semplice ragione che essendo in live streaming non posso stare mezz'ora a girare per Hogwarts alla cazzo di cane, devo comunque fare qualcosa che sia del gameplay. Però se uno lo prende con calma da giocare puramente per i cazzi tuoi, questo gioco può andare avanti per mesi. Perché le robe da vedere, da esplorare, le piccole curiosità, le pareti, puoi andare avanti per mesi a giocare a sto gioco. E mi sta piacendo veramente molto. Troviamo quell'animale di merda. Cazzeggio off. Oh, ogni tanto cazzeggio off. Non tantissimo, perché non voglio andare avanti senza di voi. Dopo vendi. Non ho così tanta roba, sai, in realtà. Non ho tutta sta roba. Cos'è un Dirikaz? È quello lì? Perché lo voglio shiny. Le biote. Vieni qua, Dodo. No. Lo voglio shiny. Davvero intrigato. Ok. Calmati. Non voglio farti del male. In effetti ti voglio solo mangiare, non farti del male. Allora, l'altro rospo. Due missioni secondarie? Ah. Adesso ci andiamo, raga. Ci andiamo anche qua. Non voglio fare le missioni secondarie. Questo posto ha visto giorni migliori. Uso spesso le armi oscure e non capisco proprio perché non... Mi sa che è un avamposto con della roba da prendere questo qua. Mi sa che questo è un avamposto. Che succede? Cos'era? Oh! Ma dai, ci passi, madonna mia, quanto sei fiscale, madonna santa. La vada che d'avra, dovrai aspettare ancora un attimo. Adesso aspetta che nel frattempo voglio liberare questo posto perché sono convinto di poter trovare roba utile qua dentro. Ma chi è che sta orgasmando? Ma smetti di orgasmare e scendi! Qua il problema è che questi sono tutti vicini. Quello che sì. Dove è andato l'altro scemo? Oh oh. Petriti questo Talus. Petriti tu strotalus. Dove sono gli altri, scusate? Ah, sono in alto. Revelio. Ma qua mi sa che c'ero già stato. Ma no, ah, ma sapete che qua mi sa che c'ero già stato. Me lo ricordo sto posto con i ragni, mi sa che avevo già preso tutto, mi sa, Ho fatto una cappella io, credo di aver già preso tutto qua. Li ammazziamo giusto per l'exp. Li ammazziamo giusto per l'esperienza. Deve essere stato abbandonato molto critico sto Talus. Ci facciamo l'esperienza ammazzandoli, dai, tutto qua. Ah. E per le pozioni rigeneratrice che invece che comprarcele ce le... E basta, poi andiamo a prendere, come si chiama, il banano lì.
andiamo! Sì, però appunto vola! Vai! Piccione! A parte che abbiamo anche delle grotte e dei dungeon da fare. Ad Aranshire non ci sono altro che arancida. Scendi. Bisogna che scendi. Bisogna che scendi, pollo. Devi atterrare. Devi. Là ho visto della roba. Se provano ad avvicinarsi a me, li infilza come un Nogtail. Come un? Come un? Crucio! Expelliarmus! La vita è stata finita! Dove sei? Sei pronto? Scusi! Un billy Expelliarmus! Ho studiato il libro degli incantesimi di Salazar Serpentino. Raggiungimi nel sotterraneo. Ho scoperto qualcosa. Immediatamente, tesoro, immediatamente. Non stiamo neanche a pensare un cazzo, non me ne frega un cazzo. No, anzi, andiamo a prendere un attimo l'animale di merda al volo, che dobbiamo andare da Sebastian. Cosa, una cosa veloce, andiamo a prendere questo animale di merda, poi andiamo da Sebastian. Anzi, animale di merda, impariamo bombarda. Potrebbe e andiamo rivelarsi da Sebastian. Pericoloso se non faccio attenzione. Sì, hai scoperto qualcosa. Tra l'altro c'è il meme. L'ho già visto su TikTok il meme. C'è il video dove tipo c'è lui che cammina così, parla con la prof. A un certo punto si sente, quando Sebastian ti dice che ha una missione per te, e lui, oh Blackberry Family, che smolla gli animali, la valigia, smolla tutto, si mette a correre. Che stronzata. Però è verissimo, cioè ogni volta che ti chiama Sebastian, capovolgi un dunque mentre la testa resta. No, non mi fa un cazzo in imprese. Non fai un cazzo in imprese dei duelli. Voglio catturare quell'animale di merda. Non hai capito? Ottieni un rospo gigante viola. Ok. Ah, salvataggio non disponibile. Okay. Sì, ma quello è una mod. Dov'è il rospo? Rospo? Rospetto? Eccoti qua! E ti prendo anche Shiny. Voilà. E l'incarico è completato. E andiamo dalla prof. E bombarda la impariamo. Ok, sì, bombarda la voglio comunque imparare perché... Io non posso. Ah, ok, beh, scusami, mi dai un posto dove andare? Ah, perché stai a vedere che finché sono in quest'area non mi fa... Forse devo uscire da quest'area perché mi faccia teletrasportare, perché sennò non ha senso il discorso, ok? Non posso neanche smontare qui. Mi fai teletrasportare, per favore? No. Orca madonna, però. Bombarda, la mettiamo al posto di... La mettiamo al posto di... Boh. Adesso vediamo. Io la metterei al posto di... No, perché il fuoco mi può essere... Ma è che bombarda esplode. Io la metterei al posto del taglio, sinceramente. Perché Expelliarmus mi serve, perché comunque mi permette di disarmare. La metto al posto dell'incantesimo che taglia, perché tanto... Ma in realtà è perché voglio tenere 4 incantesimi di offesa in un solo slot. E il taglio è fortissimo. In teoria anche bombarda dovrebbe esserlo, però... Lo so che ho 4 slot, lo so, però voglio tenermi uno slot intero con solo magie offensive. Mi scoccia cambiare.
In effetti il taglio non è male. Boh, lo metto al posto del fuoco. Poi se il fuoco mi servirà, lo cambio e lo metto in un altro slot. Sirona dei tre manici di scopa dispensa sempre ottimi consigli. Che cazzo? Lo vedo, lo so, vedo, perché magari lo metto, vedo come mi trovo. Inizio a metterlo al posto del taglio, poi vedo come mi trovo. Ma mi stai portando a frequentare le lezioni, però? O mi stai pigliando per il culo, no? Perché... Bella Hogwarts innevata, dai, che bella che è. Sono convinto che mi stia prendendo per il culo. Oh, ok. Avrei voluto imparare Bombarda Maxima, che è la versione potenziata, però... Sì, ma infatti il fuoco levo il taglio, perché quello... Il fuoco mi serve per i ragni, per gli zombie, per un sacco di cose. No, ti prego. No, vabbè, ricordiamoci, ragazzi. Dobbiamo stracciare l'altra merda lì. Dobbiamo fare exp. Non puoi neanche immaginare. Prof, mi insegni come sulle cose esplodono. A cosa giochi off streaming? Poco o niente, perché non ho il tempo. Ho giocato a Violetto fino all'altro ottimo giorno. Ottimo lavoro oggi. Lezione terminata. Ah, bello, ottimo. Fammi sapere. Prova, mi spieghi. È ora per te di... Ho completato il suo incarico, professoressa. Ora posso imparare Bombarda. Bene. Te lo insegno a una sola condizione. Utilizzalo solo quando è necessario. Sì. Come immaginerai, l'incantesimo esplosivo può ferire le persone. E non è quella l'idea? Sii prudente nell'usarlo. Certamente. Sì, professoressa. Mi ricorderò della tua promessa. Ora, i movimenti della bacchetta devono essere precisi. Non vogliamo certo che ti esploda una mano. No, quello... Su! Non meglio metà. Bei movimenti con la bacchetta e decisi. Sì, sono tutti quanti a zigzag. L'incantesimo esplosivo è instabile. Bene, ora mettiamo... Infligge danni pesanti di impatto accompagnati da un'esplosione che può distruggere ostacoli. Un lavoro di bacchetta eccellente. Guardi che figata! Utilizziamoli in sicurezza e controllo, mi raccomando. Non usufruiamo di questa magia. Cerchiamo di non abusarne. Mi raccomando, sicurezza e controllo. Ho imparato. Allora, adesso dobbiamo andare da Sebastiano, però non ha un cooldown, ce l'ha in battaglia. Tutte le magie non hanno cooldown, tranne se le usi fuori dalla battaglia, che in quel caso non ce l'hanno, perché non ha senso che ce l'abbiano. Ma in battaglia sì, tutte hanno cooldown. Allora, merda, io devo andare da Sebastiano, quindi vedi di perdere in fretta e non mi rompere il cazzo specialmente, eh? Non avere cooldown sarebbe un po' rotto, considerando che impari a Avada Kedavra. No, ora voglio vincerla subito, non ho tempo da perdere con questa Ciao, Grace. Questa Cosa ci fai qui anche tu? Che bello vederti. Grazie ancora per l'aiuto al lago. Sono molto migliorata dell'evocatore e aspetto il mio prossimo sfidante. Immagino sia tu. Immagini bene. Iniziamo. Cos'è che devo fare? Volentieri. Vediamo un po' come te la cavi. Potenziale con la skill, sì, assolutamente. No, allora, vediamo un attimo... Qui devo stare. Ah, se lo fermi lì sono 100 punti. Voglio provare. Finta di non aver visto. Sì, fai schifo, lo so. Voglio provare. Accio. Yes! 100! Oddio, straordinario. Accio. Cazzo è... No, se me la tiri giù bestemmio, eh. Zia, bestemmio.
zia sei una troia di merda. Te l'hanno mai detto che sei una troia di merda? Succhi cazzi. Così si fa. Te l'hanno mai detto che tua madre succhia i cazzi in autostrada per arrotondare? Puppami la minchia. Puppami la minchia. Bravo, tu la metti lì e io te la sbatto giù. Ah. Zia, fai schifo al cazzo. Guarda, guarda, facciamo un'umiliazione più totale. Alex, grazie per i 15. Guarda, zia, guarda, guarda, fai schifo alla merda. L'ultima la tiro giù perché fai cagare. Beh, a quanto pare mi hai battuto. A quanto pare! Bombarda! Ben fatto! Immergersi, giocare a campo dell'evocatore. C'è qualcosa che non sai fare? Sesso. È stato facile! Hai giocato molto bene, Grace. Sì, è vero, ho giocato piuttosto bene. Solo una studentessa è mai riuscita a battermi. È molto in gamba, ma se giochi come hai fatto ora potresti avere una chance. Ma la finite di rompermi le palle con sto gioco della minchia? Volete perdere tutti quanti e smettere di scassarmi il cazzo? Cioè... Allora... Salviamo e adesso ci abbiamo il nostro amico Sebastiano. Ano. Sebastian, se non mi impari, almeno... Non dico Avada Kedavra, ma almeno Impero ti inculo la sorella. Cioè, almeno mi devi imparare Impero. Non dico proprio subito Avada Kedavra, ma... Salvo sempre perché mi crasha, ogni tanto crasha. Imperius cosa fa? Imperius permette di controllare un nemico e fargli fare quello che vuoi, immagino. Nella storia di Harry Potter, Imperius permette di controllare qualcuno e far sì che questo obbedisca ai tuoi ordini incondizionatamente. Immagino per logica e deduzione che in questo gioco ti permetterà di controllare un nemico e far sì che sia tuo alleato. Con i troll deve essere parecchio efficiente. No, non male, perché hai sempre un alleato in battaglia. Non mi dire niente, Chris. Voglio scoprire da solo. Sono andato per deduzione. Vediamo se funziona così o no. Su, chissà se funziona con i troll. Funziona sicuro con i troll. È impossibile. Non funzionerà con i boss finali, ma è impossibile che con i nemici non... Chissà se funziona con i prof. Hai preso due, mi metta 10. 10. Sebastian. Non crederei mai a cosa... Che cosa hai scoperto nel libro di incantesimi trovato nello scriptorium? Il libro di incantesimi di Salazar Serpeverde è stato difficile da interpretare, ma anche molto interessante. Evidentemente credeva che la magia oscura andasse insegnata a Hogwarts. Ai suoi tempi né la maledizione mortale né Imperius erano senza perdono. Riteneva che, in caso di necessità, gli studenti non dovessero temerla, ma essere pronti a utilizzarla. Giusto. Ecco perché abbiamo dovuto usare Crucio per accedere allo scriptorium. Non voleva condividere la sua conoscenza con chi avesse paura della magia oscura. Non crederei mai cosa scoprire. Mi pento, sono d'accordo. È stata dura, ma l'unica opzione era lanciare Crucio. Sono felice che l'abbiamo fatto, perché ho trovato anche dell'altro nel libro di incantesimi. Sì? Fa riferimento a un'antica reliquia che, se ho capito bene, permette di annullare le maledizioni causate dalla magia oscura. E credi cazzo, che questa reliquia sia in grado di salvare Anna? Precisamente. Voglio cercare la reliquia, ma non dobbiamo dirlo a nessuno. Soprattutto in Faustus. Non capirebbe. Dovremmo dirla in Faustus, non lo dirò a nessuno. Vabbè, lui dice così, non lo so. Boh, non lo dirò nessuno. Non c'è motivo di coinvolgere in Faustus. Siamo d'accordo. Quando saprò qualcosa ti invierò un gufo. No, sappilo però, non rompere i coglioni, cioè sappilo e adesso. Non sentirti in colpa per Infaustus. Ma Infaustus è lì. Tenere la cosa per noi è per il suo bene. Infaustus è per il tuo bene. È per il mio bene. Infaustus, stavamo andando a prendere un po' d'aria. Ti unisci a noi? Sei un bugiardo, Sebastian. Ho sentito tutto. Avevi giurato che non avresti mai avuto più nulla a che fare con la magia oscura. Non è vero. Ho detto che capisco il tuo punto di vista. Expelliarmi! Non ho mai giurato di smettere di cercare la cura per Anne. Non sai proprio quando è il momento di fermarti, vero?
So benissimo quando non lo è. Non impicciarti. Devo andare. Dai, Faustus, non prendetela così a male. Guarda! Ah, no. Mi rifiuto di lasciar perdere. Infaustus, mi insegni che imperio? Infaustus, Sebastian non intendeva... So cosa ho udito. Sapevi che non sarei stato d'accordo. Cercare quella reliquia non è una buona idea. Sebastian non lo capisce, ma è tanto imprudente quanto lo erano i suoi genitori anni fa. Ed è il motivo per cui sono deceduti. Cosa è successo ai genitori? So che i suoi sono morti, ma non ho mai scoperto come. I signori Sallow erano professori. Trascorrevano tutto il loro tempo col naso nei libri nella biblioteca al piano interrato. Anne e Sebastian erano al piano di sopra quando è successo. Hanno sentito un botto e sono corsi di sotto, ma era già troppo tardi. I loro genitori erano accasciati sul pavimento. Una lampada difettosa aveva prodotto una tossina in odore che aveva saturato la stanza. Ah, madonna mia! Non hanno potuto fare niente. Non usavano ancora la magia. Che storia orribile. Già. Ecco perché non condivido l'imprudenza di Sebastian. Ho di fatto perso Anne. Non voglio perdere anche lui. Ti prego, evita quel libro come la peste. Il libro di incantesimi da speranze a Sebastian. I riferimenti nel libro sono promettenti. Ciò che ha a che fare con Salazar Serpeverde sembra sempre promettente, finché non è troppo tardi. Mi auguro che Sebastian non vada oltre. Ma se credi che intenda farlo, ti prego di farmelo sapere. Per me è importante. Vabbè, però in sostanza non abbiamo successo un cazzo, cioè questo è il problema. Il punto è che in sostanza questa reliquia, questo dungeon, cazzi e mazzi, non c'è... Revelio! Ah, lo stavano già visto. Magari uscendo... Sebastian, quindi la missione? Bombarda! Niente, non mi caga, Sebastian non mi caga. Allora, adesso guardiamo la mappa. Nel frattempo, talenti, arti incantesimi, dov'è? Allora, bombarda provoca una deflagrazione con enorme aria d'effetto. Subito. Mont, cioè. Allora, vediamo la mappa, vediamo se Sebastiano ci porta o dobbiamo incontrarli in qualche parte. Allora, Puledro della Morte, parla con Tick, no, il fantasma dell'uomo dentro la quinta, no, punta a capo, devo andare alla foresta proibita, sì, questa la facciamo, l'infante perduto incontra Poppy, facciamo questa qua che mi dà anche dell'oro. Bombarda! Notevole, Snake. Mappa generale. Oh mon dieu, sei lontano. Hai dei punti, aspetta, non c'è fretta ad usarli. Non c'è fretta ad usarli. Tempo al tempo. Non ricordo nella maniera più assoluta che cazzo devo fare sta missione. Sarò sicuro, non mi ricordo proprio. Confringo! Revelio! Confringo! Expelliarmus, confringo! Sì, hai sentito io che ammazzo i cani. Confringo! Maledetto! Bombardo! Expelliarmus! Crucio! Confringo!
bracconiere? Signor bracconiere? Bombarda! Io che perla che tira! Svegliarmi, confringo! Sei quel ladro, dico! Svegliarmi! Bombarda! Io che perla che tiro! Poverino, questo già sta soffrendo da tre quarti d'ora. Questi già stanno soffrendo come dei maiali da tre quarti d'ora. Li sto sbudellando. Allora, chi è? Salve. Good morning, good morning. Svegliate, confringo. È ora di dare. Stai zitto. Svegliate. Fa pochissimo danno. No, il danno non è male. Ed è ad area. Ed è ad area, non come il disco tagliente. Il disco tagliente Revelio. Per ora fa più danno, però è a linea retta. Questo è ad area. Non è male il fatto che sia ad area. Voilà. Salve cavallini. Salve cavallini. Vi acchiappo. Vieni qui. Vieni qui, cavallino. Cavallino. E comunque, Erminone, ti ha fottuto la tua ragazza perché il suo patronus è una lontra lontra ridere a crepapelle. Azione cimbati. Allora. Poca roba. Ci siamo fermati non tanto per qualcosa di veramente utile. Vabbè, abbiamo fatto della exp. Dirigiamoci dove dobbiamo dirigerci. Che cazzo è che devo? Non me lo ricordo. Cos'è che devo fare sta missione? Questo è il posto che mi aveva indicato Sacarissa. Dove saranno mai quei bubotuberi? Revelio! Ah, i bubotuberi. Devo trovarli però. Penso siano qui dentro, sai, i bubotuberi. Oh, Cristo. La mia solita... Ultra. Espettiamo, bombarda! Confringo! Espettiamo! Croce! Bombarda! Confringo! Ecco, adesso mi servirebbe Avada Kedavra. Allora, questo amico deve essere più resistente. Confringo! Expelliamo! Croce! Bomba! Confringo! Expelliamo! Confringo! Livello 27 è molesto. Aia! Affanculo! Stavo leggendo la carta, questo basket fatto! Bombarda! Confringo! Expelliarmus! Crucio! Il problema è che la magia oscura non gli sta facendo una sega, ai nervi rotti. Expelliarmus, bombarda! Dai, volevo farli! Expelliarmus, confringo! Bombarda! Vabbè, ma cos'è fatto sto troll? Il titanio Inox? Expelliarmi! Confringo! Croce! Bombarda! Ci è mancato poco. Proteggo! Un po' in ritardo, ma... Oh, che puzza terribile!
Per fortuna ce ne servono solo altri 4. Li ho raccolti senza fare apposta. È come un pizzicotto per lui, Crucio, veramente. Non ha fatto una piega, sto stronzo. Caccole di troll, che queste sono sempre strautili. Ecco, là mi sembra ci sia un altro bubo tubo. Credo sia un bubo tubero questo. Sì, sarebbe bello però poterlo raggiungere, mappa di gioco, grazie. Chi è, scusate? Ho sentito un verso, chi è? Ah, gente che sta litigando con i centauri. Spero che vi devo aiutare i centauri, poverini. Oh, allora, aspettiamo un attimo. Diamogli un attimo di tempo. Dammi un attimo di tempo. Reducto. Confringo. Le tue magie fanno reducto. Senta, signora, si muova però, dai. Oh. Expediate, bombarda. Confringo. Expelliarmus! Bomba! Confringo! I miei scomparti per equipaggiamento sono pieni. Ovviamente. Distruggiamo, distruggiamo. Facciamo, liberiamocene di 3, così almeno non devo stare a tornare qua ogni secondo. E salviamo. Ah, ok, non mi rispondo. Però non mi ha dato. Devo fare i cosi di Merlino, sì. Più 3, vabbè. La metto sempre con style corvo nero. Durante la battaglia. Quale battaglia? Quale battaglia? Non vedo battaglie. Ah, giusto. Ho appena causato uno sterminio. Quale battaglia? Revelio. Così dovrebbe andare. Ora devo tornare da Sacarissa. Ok, torniamo da Sacripante. Andiamo a dirgli che abbiamo la sua merda. Ah già, io anche qua volevo fare, tra l'altro. Ma qui è? Ma scusa, perché mi manda qua? Ah, tu, sì, è lì. Vabbè. Non dico più un cazzo, scusa. Le prove di Marino servono per espandere l'equipaggiamento. Servono per allargare l'equipaggiamento. Sì, per avere più spazio nell'equipaggiamento, scusami. Quella missione secondaria lì la voglio fare, perché voglio fare altra exp e voglio prendere altra roba. Mi piacere rivederti, mio giovane amico. Stai zitta. Non so se mi troverei... Peccato che Bardolf si sia affidato alla magia oscura. Di sicuro, Rookwood. Mi scusi, stava parlando di un certo Bardolf Beaumont? Oh, ciao, che bello rivederti. E sì, hai sentito bene. Stavo parlando del fratello di Claire Beaumont, Bardolf. Pare essere scomparso. Si dice fosse nella foresta a praticare la magia oscura. Io stessa l'ho visto vicino a delle rovine con gli uomini di Rookwood. Temo si sia messo nei guai con gli Ashwinder. Soprattutto se ha fatto loro una promessa che non può mantenere. Vuole che lo vada a recuperare? Con gli accampamenti di Runrock distrutti, credevo che avrebbe rinunciato del tutto alla magia oscura. Potrei cercarlo io. Non credo ci interessi altro. Posso provare a cercarlo io? Ogni aiuto è ben accetto. Per prima cosa parla con Claire. Forse ha indizi che potrebbero esserti utili. Quello che posso dirti è che Bardolf è stato visto l'ultima volta nella foresta con un maglione fatto ai ferri da Claire. Da Claire? Troverai Claire al suo negozio, se vuoi. Un attimo che prima voglio finire questa missione qua. Blah, ecco qua. Torniamo da Clarissa Morningwood. I tulipapere! No, Morningwood però.
un castello. Deve essere stato davvero imponente ai suoi... Revelio! Ma dove cazzo mi sta facendo andare, scusami? Questo che non ho capito. Dove merda mi sta facendo andare, scusami? Queste sono le prove di Merluzzo. Sono che risate! Pensare chi fosse il significante di quel tempo. Espelliamo! Confringo! Cosa hai fatto? Bombarda! Pronto. Ora gli animali potranno dormire sonni più tranquilli. Allora... Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Vediamo un po' di farla al volo. Bombarda! Confringo! Ne ho vista una giù di là, credo, o me la sono sognata? Cazzo sono? Me ne manca, cosa me ne manca? Una? Dove cazzo sta? Ah. Confringo! No, me ne manca più di una. Confringo! No, non è quello. Revelio! Ah, è qua. Confringo. Non era poi così complicato, Merlino. Questo è quando le valigie... Esatto, con bombardarò con Confringo, sì. Questo è quando possiamo, le facciamo. Insomma, ne manca una sola per ampliare l'inventario, tra l'altro, di altri due spazi. Ok, torniamo da Teresa Mastercats. Grazie per il 3, Baratino, torniamo da Teresa Mastercats. È tornato tra le papere armate. Aio. A volte sembra... Teresa? Che madonna, mi fai scendere. Saccarissa, ho trovato i bubotuberi che volevi. Splendido. Spero che non sia stato troppo difficile. Posso averli? No. Sì, ma ti costerà di più. Veramente non è andato proprio tutto liscio. Non avevi accennato alla possibilità di incontrare un troll. Dovresti pagarmi di più. Un prezzo più elevato e meno sgradevole che essere costrette a guardare le disgustose pustole che vessano i nostri poveri compagni di scuola pubescenti. Grazie. Ecco il pagamento pattuito. Con l'IVA ora del posso 15, perfezionare la pozione del 10. Per salvare i nostri poveri coetanei brufolosi. Non so chi dovrebbe essere più grato, se io e i nostri compagni di scuola foruncolosi. Quindi quanto un mai dato? Un giorno il mondo magico inneggerà il mio nome e tu potrai dire, io la conoscevo. No, t'ammazzerò più tardi. 500, abbiamo fatto benissimo, anche perché qua non siamo qui a lavorare gratis contro la crema dei brufoli, quindi... 500 mi pare più che lecito, mi pare più che giusto. Mi vendi qualcosa? Sì, adesso devo andare a vendere. Allora, ok, questa la voglio fare perché mi interessa. E già che ci siamo, vendiamo la nostra merda. Mi pare di aver capito che qua c'è uno che vende o compra. Sì, è la tizia delle piante. Sì. Buongiorno, spero che tu non sia qui per un rametto di centinodia, no, perché sono qua non per sono vendere. Sicura di averne. Ah, tra l'altro avevo un oggetto della stanza di necessità. Poi dopo nella missione che andiamo dentro a parlare con TikTok... E così svaligiamo le casse della signora. Bene. Grazie signora. La porta è sempre aperta. Come sempre è un piacere svaligiarla. Potrei mettermi a vendere capi d'abbigliamento. Oramai ne avrò venduti più io che il commerciante ad Hogsmeade, voglio dire. Allora, andiamo a fare quella missioncina. Allora, dov'è che devo andare? C'è sempre una nuova. Ok.
Non posso, io mare in mano. Ma... No, non penso di aver avuto qualcosa che mi dava di più. O se mi dava di più è perché mi toglieva qualcosa. La tua linea abiti da mago, come la chiameresti? Oddio. La vada che moda. Troviamo il fratello scemo, riportiamola alla zia rincoglionita e tutti sono contenti. Oi la la! Oi la la! Revelio! Oi la la, parble! Ho trovato un nido di Virgo vicino a uno dei luoghi. Mi è valsa diversi galeoni quella scoperta. La scoperta. Il ministero dovrebbe allentare la stretta sulle arti oscure. Non c'è protezione migliore, a mio avviso. Prendi questo Thanos! Magia antica! Sento tracce di magia antica. Grosso errore. Non ci sono. Salve! Confringo! Ci vedo. Svegliamo! Confringo! Ci vuole. Un bracconiere in meno nel mondo magico. Revelio. Dunque, abbiamo un attimo, ci siamo divertiti con questi stronzi. Ora vediamo di andare a capire dove merda è il fratellino. Sblocchiamo anche il salvataggio. Il punto. Voilà. Come dico sempre, viaggiare apre. Come dico sempre, cazzo in culo non fa figli, ma fa male se lo pigli. Ad Aranshire non ci sono altro che ragni da cacciare. Non ne vale proprio. Sono sicuro che sarebbe più difficile. Silenzio! Expelliarmus, confringo! Sono bombardato il sasso. Ma chi è che parla? Chi è che mi sta facendo le cose? Expelliarmus, confringo! Signora? Bombarda! Pozione Revelio. Prova di facciamola, me ne manca. Chissà una. Chi ci viveva qui? Uno con dei problemi, probabilmente, considerando quanto fa schifo sto che posto. Sia... Iron Dale non è così forte come ci si potrebbe aspettare. Facciamola, così finalmente amplio lo spazio. Malva insufficiente, ma tua madre è una malva insufficiente. Ma dai. Oi là, là ce n'è di stronzi però. Oh, meglio indagare. Non penso di poter rifare pietrificazione. Oh sì, fa vedere, magari posso. Sì. Dai, mago della mutua, non è difficile scavalcare. Vediamo se posso farlo. Pietrifico questo Thanos. Si indossa un mallone di lana. Deve essere vasto. No, no, resisti. Un mallone di lana. Aia, coglione di merda. Non vorrà sapere che è successo bene. Espelliamo. Viola? Bombarda. Confringo. Quindi che è successo? Revelio! È diventato un inferno, praticamente. Pure lui. Oh. Orca madonna! Ah! Dobbiamo andare. È pure leggendario. Dobbiamo decisamente. Dobbiamo decisamente andare a vedere che cazzo è. Oh beh. Andremo a dire alla zia che suo figlio è imploso. Cosa vuoi che ti dica?
Pagina diario o uno o due. O odio aver paura, ma non posso trangere fino a scelto per genere maledizione, ma adesso non devo vedere che sono spaventato, li sento bisbigliare. Ok, praticamente. Uno scritto dal diario di Bardolf. Aveva sentito parlare di un piano che lo riguardava. Ah, sono i piccioni a posto. Qua non sembra ci sia nient'altro. Torno da Claire. Torniamo da Claire, raga. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Altro qua non c'è. Vai, tacchino, vola. Speriamo di almeno un po' di exp. Un po' di exp. Questo posto sembra uscito da un libro di favole. Grazie per tutto. Spero davvero che mio fratello stia bene. Signora Beaumont, credo di avere notizie di suo fratello. Bardolf, dimmi che cosa sai su mio fratello. Temo si sia unito agli Ashwinder e non ha alcuna intenzione di tornare. Cosa? No, no, non può essere. Voleva solo dei consigli da loro. Tutto qui. Mi dispiace molto. Avrei voluto portarle notizie migliori. Le auguro ogni bene. Cos'altro avrei potuto fare? Oh, Bardolf! Piuttosto che dire che era morto. Più sincera gratitudine, anima coraggiosa. Vabbè, piuttosto che dire che era morto, diciamo che è scappato e è diventato un testa di cazzo. Almeno vivrà sapendo che più o meno è vivo. Tanto sinceramente dalla sua reazione dubito che la risposta sarebbe stata più di tanto diversa, non credo che... Sei un falso, ma la signora mi ha fatto compassione, che vuoi che gli dica? Riporta le lune, puledro di sto cazzo, il fantasma della minchia. Vabbè, oh, questa qui è quella principale, facciamola, raga, vai. Questa ce la fare. Non ne vedo di secondarie sulla mappa. Missioni secondarie qua io non ne vedo. No, sto cazzo non ne vedo. Manovre evasive. Oro! Ovo! Voglio dell'ovo! Ibra, grazie per il tuo palatino. Bentornato tra le papere armate. Sì, dopo ci andiamo da Poppy. È che le missioni secondarie le voglio far tutte perché, ripeto, siccome una voglio... Una risorsa molto utile la tua guida pratica. Piacere esservi incluso. Stai zitta. Siccome voglio il più in fretta possibile l'Avada Kedavra e sono più che sicuro che l'Avada Kedavra funzioni anche in base al livello che hai, speravo che il 27 fosse quello giusto, ma no. Siccome sono abbastanza convinto che l'Avada Kedavra funzioni specialmente anche in base al tuo livello, voglio livellare perché sono convinto che te la dia arrivato a un certo livello. Potrei dire una stronzata abissale, però. Potrebbe essere anche una cagata abissale, però. L'hai presa a livello 28. Potrebbe essere un caso, come no. Mi fai scendere, dio merda? Fammi scendere, testa di merda! Oddio, stronzissimo animale. Vai a cagare, ma è dietro. Mi sono immaginato tipo suo fratello non c'è più. 500 monete, grazie. Il fratello è morto, 500 monete, grazie. Fuori soldi, bagasce. Revelio. C'è qualcuno qui. È una menzogna. Bugia. Sei
sono una percezione della tua mente. Expelliarmus! Scusi, eh? Confringo! Dove è andato? Signor Goblin? Signor Goblin? Ah, ma è lì! Bombata! Sì, lei! Rarok vi ha presi in giro. Revelio! So riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. Il problema è che ci manca la malva, zio. Non è tanto la prova di Merlino. Erbologista. Era solo una prova di Merlino, a quanto pare niente di tanto. Speravo altro invece. Uova di Ashwing. Prova di Merlino l'avremmo. Devo comprare la malta, raga. La malva. La malta. Beh, non è una nuova città questa, no? Ci siamo già passati. Salve. Allo, Mora. Leger son fait. Revelio. Ma scusate, voi che cazzo ci facevate chiusi in casa? Ma che cazzo? Ma che siano chiusi in casa da fuori? Chi avrebbe mai pensato che delle farfalle avrebbero guidato qualcuno a un tesoro? Ma mi fotto il cupcake. Ma scusate, ma come cazzo vivete voi? Perché avete una porta chiusa da fuori e una no? Che cazzo? Mamma si starà... Chiedo scusa, signore. Sei qui per ridere di me, vero? Ecco Patrick Haggerty, derubato da sua sorella. Beh, ormai ha derubato quasi tutti. Non fa più tanto ridere, eh? Io non credo di capire a cosa si riferisce. Allora sei l'unico a non sapere che Catherine è fuggita per unirsi alla banda di quel ladro di Victor Rookwood. Che liberazione, ho pensato. Non credevo che sarebbe tornata per derubare me, noi. Però so che è stata lei. Poi mi sono anche fottuto. Ha rubato un cimelio di famiglia, quindi, sorella o non sorella, voglio che sia rinchiusa ad Azkaban. Che cimelio rubato mi interessa sapere. Che cimelio di famiglia le è stato rubato, esattamente? Una collana che appartiene da secoli alle donne della famiglia Haggerty. È un cimelio storico. Probabilmente la darà impegno. Ok. Troverò io chi ha commesso il furto, signore. Tu? Ma quelli come noi non possono fare nulla. Questo è un lavoro per la bravissima agente Singer o un suo collega. E poi la ladra, mia sorella, colpisce solo di notte. Che vigliacca. È come dopo Batman. L'ora della ritirata. Che cosa c'è in vendita? Dammi un attimo cosa vende sto rincoglionito. Ora che è notte, dovrei indagare sulla faccenda dei furti per il signor Haggerty. Dell'oro. Devo essere sulla strada giusta. Sembra quasi che il ladro abbia preso più di quanto riuscisse a portare. Ma dove cazzo hai visto l'oro, scusami? Ah, oddio, voglio attivare un attimo anche questa missione. Voglio attivare questa missione qua, poi faccio la missione di Haggerty Bagardi. Mi scusi, signora. Ha detto qualcosa? Non ha detto un cazzo. Sì, indubbiamente. Stavo di nuovo parlando da sola. È la demenza da quando senile. Mio marito non c'è più, mi ritrovo spesso a conversare con me stessa. Madame Altea Tweedle, piacere di conoscerti. Piacere di conoscerla, Madame Tweedle. Sai, c'è una cosa che potrebbe interessarti. Voi giovani amate questo genere di cose. Sì, ma solo sanno meno di 30 anni. Era solito arrovellarsi sulla misteriosa statua sul limitare del borgo. Signora, avevo capito male. Diceva fosse un antico rompicapo riguardante dei vasi. Stamattina ero particolarmente in forze e ho allungato la mia passeggiata mattutina, imbattendomi così nella statua. Adoro i rompicapi. Un rompicapo arcaico. Affascinante. Sapevo che avrei solleticato la tua curiosità. E aspetta che ti riveli le indiscrezioni che circondano questo preciso rompicapo. Mio marito Greville era convinto che risolvere il rompicapo avrebbe rivelato una qualche sfida magica. Mi piace. Vedeva misteri ovunque e stava per dedicarsi lui stesso alla risoluzione quando... Forse potresti dare un'occhiata anche tu? Va Mi bene. Piacerebbe sapere se ci sono dettagli che noti.
Va bene, signora. Se la vedrò, darò un'occhiata. Ah, la gioventù. Spero davvero che riuscirai a risolvere il rompicapo. Se non per me, almeno per Greville. È ingriffata a merda la signora, comunque. No, non voglio. Voglio seguire la traccia di monete della stronza. Questa voglio fare. Devo seguire le tracce di monete senza che il frame rate mi abbandoni, però. Devo magari investigare sulla statua che ha citato Madama Tweedle. Revelio! No, devo inseguire le monete. Che io raccolgo, peraltro, quindi mi fa anche piacere. Certo, questa è la ladra più rincoglionita della storia, posso dire la verità. Cioè, perde monete lungo il tragitto, cioè. Potevano cercare un indizio che non fossero monete Afro cadute, cioè. Non deve mancare molto ormai. Ah, era nel campo in cui ho ammazzato tutti prima, mi sa. Revelio. Chiedo scusa, ho già fatto qui. Io ho già fatto però. Cosa hai in serbo per me questa volta? La mia scia di distruzione mi ha preceduto. Ma veramente manco Hansel e Gretel. Sto facendo quasi sempre le secondarie perché voglio aumentare di livello. Revelio. Siamo per diventare milionari, raga, ve lo dico. Davvero intrigante. Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Revelio! Madonna santa, ma ci sono monete per tutta la... Il problema è che qua le monete sono fretta di morte. Bombarda! Salve! Credo che tu non puoi sconfiggerci tu, Cricio! Basta! Espegliate, soffringo! Espegliate! Bombarda! Aia! Non ho mai visto altri maghi usare basta. Non ho mai visto altri maghi usare basta. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Crucio. Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Confringo! Ryuko, grazie per i 4, ma di la centrale per armate! Nessuna ferma! Ma chi è? Cattivissimo proprio in faccia. Revelio. Il male incarnato proprio. Allora, vabbè, un attimo, scuro che salvo perché fai cheese. No, fai cheese lo facciamo con Avada Kedavra. Avada Kedavra è dite cheese proprio. Ok, dicevamo, prima di questo genocidio di goblin, che non mi hanno lasciato niente e speravo in qualcosa di leggermente migliore, torniamo a seguire le monete. Revelio. Ok. Io dopo sta missione mi trasferisco alle Maldive però per qualche mese, ve lo dico, perché qua...
Uno snaso. Non era stata Catherine Haggerty allora. Quindi l'aveva accusato per niente. Deve essere questo il cimelio di famiglia degli Haggerty. Snaso? Snaso? Snaso, ti voglio. Ribello. Snaso, sei uno snaso ladro, ti voglio. Ti voglio con me. No, dai, è sparito. Snaso, dove sei andato? Dove è andato quell'animale di merda? Levioso! Chissà come la prenderà il signor Haggerty. Questo lo tengo io. A quanto pare i furti non erano opera di sua sorella. Lo tengo io lo snaso. Comunque, meglio riportargli il cimelio. Ho vibrato tantissimo. È stato un momento di vibrazione incredibile. Avevo visto della roba qua, al di là di riportargli lo snaso. Ho visto della roba che mi interessava. Erano solo funghi. Misterioso e un po' inquietante. Bello, affascinante. Il tuo nome è Robin Hood. Andiamo a riportargli il cimelio di famiglia. Pocket exaggiornato. Papere, volete fare di nuovo? Volete che vi rinnovo l'offerta? 50 sub e rimango fino alle 3? Io l'offerta ve la faccio, poi dopo. Ma io sono, infatti mica devi accettare per forza. Signore. Buone notizie, signor Haggerty. Ho scoperto il colpevole. C'era poco da scoprire, no? Sappiamo tutti che è stata mia sorella Catherine. No. In realtà, signore, no. Il ladro era uno snaso. Cosa? Piccolo, peloso, dalla zampa lesta. L'ho seguito fino alla sua tana. Catherine era l'unica a sapere come intrufolarsi nelle nostre case e dove trovare i tesori. O sua sorella è uno snaso, però, se no... quel furfantello da strapazzo. Beh, se davvero hai scoperto la tana dello snaso, come dici, devi aver trovato il mio cimelio. Eh sì. Puoi riaverlo al giusto prezzo. Oddio. In effetti è così, e può riaverlo. Al giusto prezzo, si intende. Ma sì, è giusto. Va bene, diciamo che è una ricompensa. Così sembra meno squallido. No, non è, sembra meno squallido lavorare gratis. È una delusione, ma non ho mai voluto credere che fosse lei la colpevole. Ora, grazie a te, so che avevo ragione. Com'è strano il mondo. Suppongo non si possa rinchiudere uno snaso ad Azkaban. Mascherata snaso! Almeno ho riavuto il mio cimelio. Mascherata snaso! Ma che cazzo dici? Che cazzo sta... Ma che cazzo dici? Oh mio Dio, ma che cazzo è? Allora, che missione abbiamo? Ah, la rincoglionita è l'enigma. Allora, dopo magari la facciamo. La facciamo magari domani, tomorrow. Papere, io vi ringrazio anche questa sera per i follow, i cheer, le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona Anna Palatini, vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo domani. Notte, vavere!